Amici di Planet Spin, benvenuti sul canale, benvenuti a questo nuovo video, a questa nuova avventura di pesca. Oggi vi porto con me in questa battuta spinning in mare. Cosa faremo? Visto che le condizioni marine, diciamo, non sono quelle ideali per la ricerca della spigola, dedicherò questa uscita a fare un po' di esplorazione. L'esplorazione è anche un po' la base di quella che è la ricerca degli spot ideali che dovremo sfruttare quando, ecco, si attiveranno le condizioni medio marine ideali. Quindi una conoscenza degli spot ci permette di sfruttarli quando ci saranno le condizioni giuste. Questa battuta di pesca, abbastanza improvvisata, ho portato una selezione di esche artificiali un po' miste. Ho portato qualche esca siliconica, qualche minnow, qualche VTD, poca roba, una decina, quindicina di artificiali, per andare a coprire, ecco, giusto il minimo indispensabile, visto che non ho un predatore ben definito a cui mirare, né tantomeno le condizioni marine prediligono artificiali specifici. Per questa battuta di pesca ho portato la mia 58, la Black Weapon della Heracles, dovrebbe essere una 7 piedi se non sbaglio, qualcosa in meno, e l'ho accoppiata, ecco, con uno Shimano, un Vanford 2005, trecciatino se non sbaglio dello 016-018 e un finale da 10 libbre, moschettone e artificiale. Ora inizio con una ricerca, ecco, durante questa prima fase di pesca. Parto dalla superficie con esche top water, poi vado un po' sulla mezz'acqua con i classici minnow e poi metterò qualche testina piombata con un'esca siliconica, un corpo siliconico annesso, per andare sugli strati un po' più profondi, sul bottom. Prendo la mia cannetta, ho montato un VTD, questo è un ProQ Puntu della Seaspin, e faccio qualche lancio giusto per fare una ricerca su il primo stato d'acqua. Diciamo che per quanto riguarda il VTD pochi lanci possono bastare. Se c'è il pesce attacca quasi subito. Facciamo qualche lancio a ventaglio con recuperi più o meno lenti. Il vento laterale mi impedisce di gestirlo al meglio, quindi lanciando parallelo al vento farò meno pancia nel filo e l'azione di recupero mi trarrà vantaggio. Il movimento della canna per gestire il VTD è un continuo susseguirsi di gercate abbastanza strette, sono dei colpetti di cimino, più che gercate sono delle twitchate, dei colpetti laterali, e l'artificiale muoverà da destra a sinistra proprio perché la tipologia di esca artificiale, che per la forma e il bilanciamento interno di esso prediligia questa tipologia di recupero. In alternativa lo facciamo saltellare sull'acqua, ogni tanto ci fermiamo e ripetiamo il movimento. Come già anticipato prima, se il pesce c'è solitamente si fa vedere, mangia, salta, altrimenti è inutile infastidire la zona con continui rumori sul pelo dell'acqua. Di solito, per le mie esperienze, il pesce più si infastidisce che altro, se eventualmente c'è. Questa è l'altra tipologia di recupero, recupero veloce, metto qualche stop. A volte capita che il pesce insegue, proprio sullo stop sfera l'attacco. È un po' il primo spot
che rappresenta uno spot ideale per la pesca spinning in mare, quando ovviamente ci saranno le condizioni giuste per la spigola, quindi condizioni di mare formato oppure una bella scaduta. Mentre oggi, ecco, potremo dedicare anche a quella che è un po' la percezione, ecco, di dove potrebbe essere la strike zone, perché vediamo ben definita una scogliera frangiflutti, una scogliera artificiale che durante le condizioni di mare mosso tende a formare l'onda, ed è proprio in quella in quelle risacche che si formeranno durante le mareggiate dove dovremo ricercare la nostra spigola. Quindi quello che ci teniamo a farvi vedere, ecco, in questo spot è questa è la foce, lo sbocco d'acqua, che comunque è acqua che reflua, uno scarico che porta con sé cibo, nutriente per attivare la catena alimentare, difficilmente sporco, è molto pulito. E qui sotto ci sono dei cefalotti, delle tipologie di pesci come salpe e altre prede minori. E mentre qui, un po' più lontano, a una ventina di metri, c'è questa scogliera artificiale di cui vi parlavo, e durante le condizioni di mare mosso questa zona qui si popola di vita. Arrivano predatori che pascono solitamente lungo le altre zone del golfo per venire a cacciare proprio in questo habitat, per cui questo qua, nella ricerca, ecco, del vostro spot ideale anche nelle zone dove voi andate in pesca, è un esempio di quale spot ricercare per le battute di pesca. Lancio con il Silent Assassin della Shimano, e questa è un'esca che, oltre a fare una buona distanza con poco sforzo, reagisce molto bene alle gercate. Infatti, oltre al recupero costante lineare, adatto un po' a tutti, come dicevo prima, non c'è bisogno di avere una grande padronanza tecnica delle esche artificiali, delle tipologie di recupero. Durante la gercata, quindi la nostra azione di jerking, questa isca reagisce con delle ampie sbandate sotto il pelo dell'acqua, rimanendo comunque in ottimo assetto. Molti di voi sul canale YouTube mi chiedono come faccio a capire se l'artificiale nuota bene, quanto devo cercare, come faccio a combinare, ecco, la cercata al recupero del mulinello. Io penso che queste qua sono tutte cose che con l'esperienza vengono da sole, quindi non c'è bisogno di una grande conoscenza tecnica. Il consiglio che do un po' a tutti è di andare su un posto dove riusciamo a vedere l'esca come lavora e ci accorgiamo di quello che dobbiamo fare. Quindi andando in un posto, magari un molo con acqua limpida sotto, noi possiamo notare come nuota l'esca e come reagisce a seconda della cercata. Ogni esca è dotata di un bilanciamento interno particolare, soggettivo, quindi a prescindere dalla forma e dal tipo di recupero che noi facciamo, ci possiamo tranquillamente basare sulle esperienze che facciamo direttamente in pesca per accorgerci se l'esca nuota bene o no. Dopo aver fatto una serie di lanci e di aver visto anche un po' lo spot, che era tanto tempo che ci mancavo in questo posto, mi sposto lungo
la scogliera, se non ricordo male c'è un altro piccolo sbocco d'acqua con una spiaggetta, anche lì faccio vedere un po' il posto e vi spiego eventualmente come approcciare a spot simili. Andiamo. Questo era l'altro spot di cui vi parlavo ed è uno spot molto, diciamo, classico per quanto riguarda il panorama costiero italiano. Un piccolo sbocco d'acqua, una piccola foce. Andiamo a vedere, una piccola foce ridossata da alcuni scogli e con una spiaggetta destra e sinistra. Qui invece mi trovo su una scogliera, ecco, che è a ridosso di questa foce. Anche qui è un ottimo spot per quanto riguarda la ricerca dei predatori, perché abbiamo subito un bel po' d'acqua, saranno intorno ai 3 metri, 4 metri d'acqua più o meno, e poi c'è lo scarico d'acqua. Lo scarico d'acqua porta sempre con sé foraggio, elementi nutritivi per attivare la catena alimentare, ecco, che è un po' alla base della nostra ricerca, il predatore che sta al vertice della catena alimentare. Noi, nelle vesti di pescatori di spinning, che cosa diventiamo? Diventiamo predatori di predatori, quindi ci andiamo a mettere al di sopra della catena alimentare. E ovviamente noi ci tentiamo, non sempre ci riusciamo, a volte i predatori sono molto più scaltri di noi. Dai, vediamo che interessa andare un po' vista di più profondi, magari c'è qualche spigolotta. Dopo il lancio la faccio scendere 2-3 secondi, poi inizio il recupero, qua non c'è molto fondo. Per queste esche il recupero che faccio solitamente è quello classico, lineare, senza gercate. Al massimo ogni tanto faccio qualche stop e gli do qualche gercatina verso l'alto, ecco, per ravvivarlo un po'. Cerco di far vedere un po' il recupero di quest'esca, anche a bassissima velocità, è un ottimo nuoto. Della scogliera più a nord e eventualmente trovo qualche altro spot interessante, andiamo a fare qualche altro lancio lì, vi faccio vedere anche il posto. Andiamo, dai. Allora, continuiamo la nostra ricerca dello spot e ora ci troviamo in una scogliera molto bassa. Questo è uno spot ideale, magari se vogliamo fare un po' di light rock fishing. C'è una scogliera al lento degrado, lento declino, e qui, ecco, si potrebbe andare con un'attrezzatura da light rock fishing. Mentre in questa zona qui, ecco, c'è un'altra scogliera artificiale, Franciflutti, che durante le condizioni, ecco, di mare mosso crea una bella schiumata, una bella risacca qui avanti. E qui è un altro posto ideale per eventualmente cercare la spigola. Nel frattempo il meteo è cambiato, c'è una leggera pioggerellina e ora mi faccio qualche lancetto qui su questa scogliera, cerco di mettere qualche esca artificiale un po' più piccoletta per provare magari a light rock fishing, vediamo quello che succede.
è molto interessante, ma non sono con l'abbigliamento ideale. Ci vorrebbero i waders per recuperare questi 4-5 metri che sono indispensabili, perché c'è un vento laterale e sul filo si crea una pancia incredibile. Non riesco a sentire bene l'artificiale, nonostante questa sia una canna molto sensibile. Devo pescare male, sto pescando male. No, non va bene. Allora, nel frattempo che attendo che l'intensità della pioggia diminuisca, mi sposto in un altro spot e vediamo di chiudere un po' questa carrellata di posti qui nella zona, cercando magari quello dove c'è un po' di attività predatoria. Andiamo, dai. Spara davvero lontano, Ed entra subito in pesca. La cosa bella di questo artificiale è che entra subito in pesca. Ha un nodo molto stretto, sinuoso. E poi reagisce molto bene alle gercate, delle spanciate molto ampie. E rimane sempre in assetto. La cosa bella che mi ha sorpreso, rimane sempre in assetto rispetto alle altre esche che solitamente si intraversano. L'assetto di questa esca è eccezionale. Alta progettazione. Mi aspetto da un momento all'altro l'attacco del serra, devo dire la verità. Quando pesco con questa esca qua mi dà molta fiducia. Mi sono rifugiato di nuovo in auto, purtroppo piove di nuovo forte e per cui questa pescata è stata in parte rovinata dalla pioggia, però ci abbiamo provato. Ho fatto qualche lancio in qualche spot che conoscevo più o meno bene, ho fatto un sopralluogo sugli spot dove ritornerò in condizioni meteo marine migliori. Che dire, aspetto ancora un po' che si spiova, faccio ancora qualche lancio qui nel porto aspettando il tramonto e noi nel frattempo ci salutiamo. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale per restare aggiornati con i prossimi inserimenti e ringrazio a tutti voi per la visione di questo filmato e noi ci vediamo il prossimo video. Un saluto a tutti gli amici di Planet Spin, ciao ragazzi.